prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su, sei su Radio Dream on Fly.
prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Muoversi in Piemonte. Un saluto
saluto a tutti voi, buona serata. Attenzione ai numerosi disagi dovuti agli intensi spostamenti. Per traffico intenso si viaggia rilento sulla 5 Torino-Courmayeur, Tresciatin-Saint-Vincent e Quincinetto in direzione Torino, sulla 8 diramazione per Gallarate-Gatti, tra Castelletto Ticino e Gallarate Ovest in direzione Milano, sulla statale 20 del Colle di Tenda tra Limone e il confine con la Francia in entrambe le direzioni, sulla 7 Milano-Genova tra Vignola e Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per lavori segnaliamo code sulla tangenziale di Torino tra Sito e Corso 4 Novembre in direzione nord, sulla A26 Genova oltre Gravellona-Toce tra Vade Masone in direzione Genova e sulla 6 Torino-Savona tra Altare e Savona in direzione di quest'ultima. Attenzione poi ai forti temporali segnalati in questo momento al confine con la Val d'Aosta e su Torino. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in temporale in regione seguiteci su Twitter e visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Dream on Fly è per imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa. Un vortice depressionario fa peggiorare il tempo su gran parte del nord, dove saranno molto frequenti temporali, temperature in lieve calo. Al mattino fenomeni temporaleschi via via frequenti sulle regioni settentrionali, mentre sul resto del paese non sono attese particolari variazioni. Nel pomeriggio altri temporali su buona parte del nord, localmente moderati o forti, sempre buoni ovunque al centro e anche al sud il tempo. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghiri. We can't.
Fly. Con noi fai decollare la tua impresa. Ascoltatori puntualissimi sulle frequenze di Radio Dream on Fly, anche oggi la Patti ha il piacere di accogliervi con il consueto appuntamento radiofonico dai sogni ai fatti con la Patti. A farci compagnia anche oggi un artista che ho il grande piacere di presentarvi, dandovi la possibilità di conoscerlo un po' più da vicino. Sto parlando del giovanissimo musicista e cantante pop lirico Lorenzo Martelli, in collegamento da Tagliacozzo, uno dei borghi più belli d'Italia. Ciao Lorenzo, benvenuto a Dai Sogni ai Fatti con la Patti, come stai? Ciao Patrizia, ciao a tutti gli ascoltatori, buon inizio settimana, io tutto bene, procede al meglio.
Periodo artistico molto intenso ed anche molto bello questo per te, Lorenzo. Vuoi parlarci delle belle soddisfazioni che ti sta regalando il tuo nuovo singolo, Il respiro su di te, che la regia ci ha fatto ascoltare in apertura, nato dalla collaborazione con l'autore e musicista Daniele Piovani, che per te ha confezionato un adattamento inedito in italiano del capolavoro di Elvis Presley? Verissimo, questo è un periodo molto, molto intenso, anche se devo dirti che è stato molto intenso apposta perché c'è stato questo periodo di quarantena e questo periodo di lockdown dove ogni artista si è dovuto per quanto possibile adattare alle esigenze del caso, perché come sai bene il mondo dello spettacolo è stato quello che ne ha risentito di più tutta questa crisi, quindi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo deciso di muoverci a prescindere da tutto, e quindi in collaborazione con l'amico Daniele Piovani, che ringrazio e abbraccio, gli mandiamo un abbraccio grande, e abbiamo praticamente cucito questo vestito di Il respiro su di te, perché abbiamo detto vogliamo fare un progetto nuovo, un progetto unico per quanto possibile, e quindi abbiamo ripreso questo brano di Elvis Presley che è Always on My Mind e lo abbiamo riadattato in italiano facendo Il respiro su di te. Un brano bellissimo, saluto anche io Daniele, un mio carissimo amico, nonché eccellente professionista, salutiamolo, ciao Daniele, sicuramente ci starà ascoltando. E Lorenzo, raccontaci un po' della tua storia, so che ti sei diplomato al conservatorio e nel contempo hai coltivato il canto lirico, come ti sei innamorato della lirica? Guarda, è stato tutto un susseguirsi di eventi, perché ho iniziato il mio cammino musicale alle medie studiando la tromba, quindi ho detto facciamo uno strumento musicale, c'era la possibilità di scegliere uno strumento musicale, e quindi ho scelto la tromba alle medie, poi sono andato al liceo musicale all'Aquila, mi sono trasferito a 14 anni da solo all'Aquila in un convitto e ho lasciato la famiglia dicendo questo è un aneddoto che voglio raccontarti, perché praticamente all'età di 13-14 anni sei l'età più comunque delicata per un ragazzo scegliere le superiori e farlo magari in un'altra città. Quando mia madre voleva a tutti i costi che io andassi a fare il liceo classico, perché comunque avevo anche una vena classica abbastanza forte, e io però le dissi: mamma, se tu vuoi che io faccia quello che tu volevi fare o quello che tu vuoi che io faccia, faccio il liceo classico, lo faccio qui a Vezzano e lo faccio nel migliore dei modi, però se tu vuoi che io segua le mie passioni, mandami all'Aquila. È una scelta difficile, perché mandare un figlio fuori da casa a 14 anni è comunque difficile, però avevo già una maturità già a 14 anni non indifferente, che mi ha sempre contraddistinto, e per questo mamma ha detto vabbè, facciamo questo passo da gigante, con mille paure, perché comunque da casa non avevo fratelli più grandi che comunque avessero fatto un'università o comunque qualsiasi cosa di questo genere, e ho cominciato ad andare all'Aquila in un convitto, quindi tornavo semplicemente il sabato e la domenica a casa e mi vedevano pochissimo, però ho iniziato questo percorso con il liceo musicale all'Aquila suonando la tromba, però già sapevo di avere una vena canora importante, dato che all'età appunto di 12-13 anni facendo il catechismo la mia catechista si accorse di questa voce prorompente, quindi è stato tutto un oddio, andiamo a messa e scopriamo ciò che ho dentro il mio corpo che mi permette di fare questa voce così possente. Quindi poi iniziate le prime lezioni di canto, mi hanno subito proposto di andare in conservatorio e all'età di 16 anni sono entrato in conservatorio, adesso mi laureo in canto lirico nel prossimo ottobre, sperando che tutto si risolva per il meglio, perché questo Covid ha un po' scombussolato le carte, e quindi ho cominciato il mio percorso artistico così. Poi ci sono state molti eventi, ho cominciato già da subito, siccome sono un tipo molto che non si lascia sfuggire le occasioni, molto che si lancia, che non sta via. Sei dinamico. Ma sì, perché essendo alla vena dell'artista deve essere così, non devi avere paura di critiche, anzi devi accettarle e devi
io cerco molto di più le critiche piuttosto dei pregi, dei complimenti, perché un complimento è facile farlo. Ascoltarti e dire sei bravo è bello, sì, ci sta, è bellissimo, però quello che ti dice sei bravo, però c'è questa cosa, certo con cognizione di causa e con una preparazione che ti permette di prendere quella critica con il giusto peso. Certo. Però fa bene anche dirti un difetto, è bello, quando mi danno di però c'è questa cosa, io sono ancora più contento perché il bravo te lo dicono, e quindi c'è la voce bella, quindi c'è, è giusto che sia così. Però quando c'è il difetto, quando trovano delle cose che, ma non difetti, semplicemente cose da migliorare, che io giustamente avendo iniziato da poco, anche se sono 4-5 anni che sono, avendo 22 anni, sono 4 anni che sto dentro il mondo del canto, diciamo, e ho fatto le mie esperienze, per quanto possibile posso dire che adesso sono arrivata a una consapevolezza di me stesso e della mia voce molto importante, e che appunto mi ha permesso di fare questo passo di riprendere un capolavoro come Always on My Mind, perché insieme all'amico Daniele dicevamo ma staremo facendo una bella cosa? Sì, non lo sappiamo, sì, vediamo. Avete fatto una bella cosa. Beh, a giudicare insomma dal risultato, voglio dire, quindi non credo che ci sia bisogno d'altro, no? In pochissimo tempo hai raggiunto quasi le 10.000 visualizzazioni, sì, sul canale YouTube, quindi voglio dire, meglio di così non poteva andare, appunto. E qui poi dai sogni ai fatti, quindi sei partito da un sogno. Ci siamo. Hai un idolo tra i grandi cantanti d'opera che comunque al quale ti sei ispirato? Allora, io ho un idolo e devo dirti che per alcuni, quando dicono Pavarotti, uno giustamente è un idolo Pavarotti, perché è il primo che ascolti quando vai su YouTube e cerchi un'aria, soprattutto per tenore è il primo che ti esce, perché è stata la voce lirica. Quindi Pavarotti per me è stato un idolo. Ma devo dirti, adesso conoscendo altri tenori, altre realtà comunque liriche, ci sono molti artisti, devo dirti, ci sono molti tenori e molti cantanti lirici che sfortunatamente per il nostro settore, perché comunque è quello un po' più sulle retrovie, non è quello che pubblichi inediti o pubblichi cover, ma semplicemente ti fai un mazzo per 6 mesi e poi vai a fare un'opera lirica che ascolteranno in teatro, e quindi giustamente non c'è tutta la pubblicità, ma ci sono alcuni tenori, alcuni cantanti lirici che vale veramente la pena ascoltare. E c'è un tenore che adesso sta andando tantissimo, è Javier Camarena, che è messicano e è veramente una voce notevolissima. E quindi come idolo mi sono ispirato a Pavarotti, però entrando sempre di più nel settore ho scoperto anche altre voci molto interessanti che comunque mi fanno dalle quali prendo spunto. Certo. Tu sei molto seguito, secondo te molti più giovani si stanno avvicinando a questo genere di musica rispetto al passato? Allora, io sono molto seguito, ti dico, anche perché io sono uno di quelli che né critica né elogia il Volo e Alberto Urso, perché ti dico, sono molto seguito perché già il Volo ha fatto una operazione di riavvicinamento con Michele Torpedine di questo genere un po' pop lirico e crossover, chiamiamolo così, passare dalla voce pop alla voce lirica, quindi questo riavvicinamento l'ha fatto per primo Andrea Bocelli, adesso il Volo, che sono proprio giovani, e quindi la gente, il pubblico appena mi ascolta mi dice ah, ma tu sei come quelli del Volo quindi il primo accostamento che fanno è quello lì, quindi più o meno gli strascichi di tutto il pubblico che segue già il Volo e quindi è abituato a questo tipo di sound e mi ascolta molto volentieri. Adesso con questa operazione che stiamo facendo, premettendo che appunto il mio pubblico è principalmente come dire, un'età tra i 35 anni e i 60, dal 35 in su, insomma,
quindi perché comunque un po' una buona fetta, insomma, no, della ma sì, abbraccia una buona fetta, ma soprattutto la fetta degli anni 90. Certo, quindi io dico sempre a mamma: sono nato nell'anno sbagliato, perché se fossi nato nell'anno di Claudio Villa sarebbe stato un lo so, però la sfida è questa, no? Visto che insomma, ci piacciono le sfide, quindi questa Benissimo. È la sfida. E io sono contento più che altro di rifare questi brani, perché spero di poter riavvicinare anch'io, per quanto è possibile nel mio piccolo, il mio pubblico ad ascoltare dei brani così. Certo. Tu vivi a Tagliacozzo, come dicevamo prima, uno splendido borgo. Più o meno, sì. Uno splendido borgo di cui si vede nel videoclip anche uno scorcio, hai realizzato il videoclip proprio del Respiro su di te. A cosa sei particolarmente legato della tua terra? Allora, io ho un legame con la mia terra particolare, perché devo dirti, appunto per il fatto che, come ti ho detto prima, a 13 anni sono andato via. Quindi vivo a Tagliacozzo come base della mia casa base, però sono ormai quasi 7 anni che vivo quasi fisso all'Aquila, quindi per motivo di studio, prima per il liceo e poi per continuare il conservatorio, ho sempre preso casa all'Aquila. Da quando lavoro facendo il frontman in un'orchestra ad Ascoli, ho anche una casa ad Ascoli, quindi diciamo che Tagliacozzo è la mia base da dove parto. Ma la sera, quando accendo Google Maps, il punto più vicino, la casa più vicina che ho, un letto più vicino, vado. Ah, certo. È proprio un rientro fisso. Carino, on the road proprio. Sì. Io ho la macchina come mio, la mia macchina, la mia casa principale. Sei proprio un artista. Senti. Quanto riguarda, ti rispondo alla domanda della terra, ho un legame particolare perché essendo andato via subito ho riscosso molto successo direttamente qui. In genere si dice nessuno è profeta in patria, no? Invece io devo dirti che un po' per il pubblico tagliacozzano, per la mentalità tagliacozzana, che è molto aperta, è molto, non è una di quelle che non considera, che non siamo, poi sono io un tipo molto aperto, un tipo molto normale, così come mi senti, come mi vedi, non ho molti chiricori da fare alla mia persona, quindi già quando facevo le prime ospitate, quando feci le prime comunque ospitate sia a Miss Italia o per dirtene altre, quando ho fatto ben 4 anni fa un concerto qui a Tagliacozzo, ho organizzato tutto da me, con un'orchestra dal vivo, e qui ho un teatro di 400 posti, e praticamente il primo concerto fatto a 18 anni ho registrato 2 sold out, perché comunque la gente mi seguiva e io ho messo i biglietti in vendita tipo a fine novembre, e metà dicembre hanno finito 2 teatri, quindi per il concerto di Natale feci questo concerto che io non aspettavo tutto questo seguito. E invece fu una cosa bellissima, e fu proprio lì che invitai tutte le autorità del caso, e fu lì che il sindaco di Santa Maria, un paese qui vicino, mi disse che nel marzo, era dicembre, nel prossimo marzo saremmo andati in Canada a fare un concerto. Ma è bellissima, bellissima questa cosa. E a proposito di concerti e di così esibizioni importanti, tra le tante spiccano anche quelle di Roma, con il Canto degli Italiani, con la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e della Sindaca Raggi, e quella anche per Papa Francesco, con la messa di incoronazione nella Sala Nervi. Oggi, a distanza di tempo, che cosa conservi di queste esperienze? Guarda, conservo l'esperienza, è stata molto bella, però ti dico una cosa, che io sono sempre molto alla riscossa, voglio tornarci in un giorno, ci ritornerò, perché soprattutto dal Papa, perché è stata una cosa con il conservatorio, quindi ho cantato con il Papa, ma comunque è stata una cosa corale, per quanto io stavo in mezzo, però non c'è stata quella cosa che dici, ah però c'è lui, era stato comunque un coro, è stata una partecipazione. Invece per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, mi hanno proprio chiamato, mi ha chiamato l'Università di Tor Vergata addirittura, dicendo...
ti abbiamo sentito, ti abbiamo ascoltato, sei veramente una voce notevole, vogliamo che siccome il Presidente della Repubblica viene a donarci una targa, perché un'associazione dell'Università di Tor Vergata faceva 250 anni dalla sua nascita, sì, e ha detto vogliamo che tu ci canti l'Inno d'Italia con un quartetto. Quindi ho detto come no, come faccio a farmi scappare questa occasione? Opportunità, e hai fatto bene a coglierla, hai fatto bene. E quindi abbiamo... vai. E quindi no, no, finisci. E quindi semplicemente abbiamo cantato l'Inno d'Italia con un quartetto d'archi, è stata un'emozione grandissima, semplicemente che non c'erano fotografie, non c'erano, c'era una cosa molto ristretta per loro, quindi mi è dispiaciuto semplicemente non avere foto, non avere comunque un riscontro, perché poi c'era il sindaco Raggi, era tutta una cosa così tutta, come si dice, alla grande. Sì, sì, sì. Quindi, beh, poi immagino anche insomma la tua emozione, no? È un contesto insomma che non è che tutti i giorni insomma uno si trova in quelle situazioni. Ma ricordo benissimo il complimento che mi fece proprio Sergio Mattarella, che mi disse gran bella voce possente. No. Quindi questa è stata, stringendomi la mano e guardandomi negli occhi, è una delle emozioni che ricordo più piacevolmente. Certo, certo. Tra poco sarai nuovamente protagonista delle scene musicali. Il prossimo 16 giugno infatti uscirà la tua cover di Nelle tue mani, estrapolato dalla colonna sonora del Gladiatore. Come nasce questa idea? Allora, questa idea nasce sempre in collaborazione con l'amico Daniele, perché praticamente questo progetto non era solo Il respiro su di te. Ho detto voglio fare un progetto che sia un po' più ampio e comunque che tenga sempre sulla cresta dell'onda il pubblico, che comunque aspetti sempre qualcosa da me. Quindi abbiamo detto facciamo una cosa, invece di pubblicare Il respiro su di te e basta, cerchiamo, facciamo qualcosa di più ricercato e andiamo a cercare tutte cose. Se io facessi la cover di Un amore così grande, o di Caruso, o di Miserere, sono comunque cover che se scriviamo Il volo, se scriviamo Alberto Corso, l'hanno rifatto tutti. Quindi ho detto cerchiamo cose un po' più particolari. E così abbiamo visto che già appunto Bocelli rifece, non so se 2 o 3 anni fa, riprendendo la colonna sonora del Gladiatore, rifece Nelle tue mani. E quindi ho ascoltato questa versione bellissima di questo brano spettacolare, e siccome abbiamo preso la palla al balzo, perché siccome la gente, chi non ha visto Il Gladiatore, chi non conosce la colonna sonora, e quando fai na 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 è una delle note più ascoltate di sempre. Non vedo l'ora così di ascoltarti. È veramente, guarda, è uno dei brani a cui tengo di più, perché è semplicemente uno dei brani che fa rendere al massimo la mia voce. Certo. Perché quindi, poi ovviamente ci sono dei brani che più di altri valorizzano, no? Cioè, vero, bellissimo. E va bene, dai, aspettiamo con grande trepidazione questo momento. Il 16 manca poco, tutti collegati, mi raccomando. come sarà possibile così ascoltarti? Direttamente sul mio canale YouTube. Basta che scriviate Lorenzo Martelli Nelle tue mani, o Lorenzo Martelli semplicemente, da sabato 16 giugno, no, non è sabato però, dal 16 giugno, sì. Perché sabato è il 16 maggio. Sì. Dal 16 giugno alle 2 sarà possibile, basta andare sul mio profilo YouTube, sarà possibile ascoltare il brano, ecco. Bene, bene. E parlando di sogni, ovviamente il mio programma Dai sogni ai fatti con la Patti è un programma che ho ideato con la consapevolezza che credo che nella vita tutto parta da un sogno. Quindi non potevi non essere ospite, perché appunto per inseguire il tuo sogno hai così hai abbandonato, no, tra virgolette, così tutto il resto per inseguire quello che senti faccia parte insomma di te, no? e che poi farà parte di te e nel tuo proseguimento umano ed artistico. Tu credo ne abbia realizzati già diversi di sogni. Pensando ai sogni, qual è il tuo più grande sogno?
Allora, il mio più grande sogno è, guarda, questa domanda è una domanda che mi fanno in tanti e devo dirti che io rispondo sempre cantare con un teatro pienissimo un'opera dove io sia il personaggio principale. Beh, bene, bellissimo, questo è un sogno bellissimo che la Patti ti augura di realizzare al più presto. Grazie. Speriamo, insomma, che poi la situazione lo possa consentire con tutto quello che abbiamo vissuto, certo, in questo periodo, quindi speriamo che questo sia possibile realizzarlo a maggior ragione in questo particolare momento. Certo. Purtroppo il nostro tempo a disposizione, Lorenzo, è terminato. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Ricordo, do appuntamento alla prossima settimana, ricordo ai nostri amici ascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto e anche a te di non abbandonare mai i nostri sogni, di continuare sempre. Di continuare sempre a sognare e buon sogno allora, buon sogno, buon proseguimento di vita e di arte. Ciao, grazie Lorenzo. Mille, grazie. Ciao. Patrizia, e buon sogno a tutti i nostri ascoltatori allora. Ciao Lorenzo, grazie, ciao. Torna a trovarci quando vuoi. Assolutamente, con molto piacere. Ciao. Ciao. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Del volo ai tuoi sogni, sei su Radio Dream On Fly. Sono le 11:38 minuti primi, buona giornata, buona mattinata amici da Mariella Vitale, bentrovati. Siamo in diretta su Radio Dream On Fly, oggi è martedì e abbiamo l'ospite graditissimo del martedì mattina che è venuta finalmente dopo un sacco di tempo a trovarci, a debita distanza però sempre, che è la dottoressa Elena Beltramo. Buongiorno, bentrovata. Ciao Mariella, buongiorno a tutti. Ti trovo in splendida forma. Grazie, anche ma tu, questa però, quarantena cosa non ti ha fatto? Vero. Abbruzzata, elegantissima, tacco 12, io non lo so. Per una volta che esco. No, ma io non si immagina la dottoressa psicologa, sarà triste, sarà tutta così, con tutti i problemi del mondo sulle spalle. No, niente, no, di tutto questo. Assolutamente no. È una bellissima donna, bionda, slanciata, altissima, che poi lei tra l'altro non si risparmia per niente, ci mette anche il tacco sotto e quindi grazie. 2 metri di donna. Grazie Mariella, anche tu stai proprio bene. Grazie, piacevole ritrovarti e soprattutto per i nostri ascoltatori e i nostri microfoni è sempre un piacere poter interloquire guardandoci negli occhi, comunque rimane sempre una bella esperienza umana, no? Il fatto, certo, di guardarsi negli occhi. Sì, è diverso. Ci siamo fatti la quarantena. Sì. Abbiamo parlato di qualunque cosa. Abbiamo cercato, tu hai cercato, di dare una motivazione, di dare un sostegno psicologico a tantissimi, tantissimi ascoltatori, tantissime persone che ti seguono con molta, molta attenzione e molto interesse. Sì. E siamo tornati alla quasi normalità, anche se istintivamente mi sembra di capire che noi vorremmo già che niente fosse successo, sim Napoli, tra luce e vino, ho vinto vita mia e facciamo tutti la movida. Esatto, sì. Ecco, ci però dimenticate. Ci siamo già dimenticati un po' con le tragedie passate. Che questa fase 2 non è esattamente un libera tutti, no? Ecco. No, ma noi siamo, cioè la consapevolezza potrebbe salvarci la vita, perché così mi sa tanto che se continuiamo con queste storie. Esatto, esatto. Infatti sono proprio d'accordo sul fatto che la consapevolezza può salvare la vita. Perché? Perché ad esempio questi episodi recenti della movida, comprensibili sotto un certo aspetto, ma incomprensibili dall'altro, ovviamente ci danno il punto della situazione, della situazione mentale a livello popolare. Sì. Perché? Perché dimostra quanto le regole intanto siano bypassate, superate, non ascoltate. Carta straccia. Carta straccia. E poi soprattutto
manca la consapevolezza di quello che realmente vuol dire ammalarsi di Covid. Tu sei venuta a conoscenza di persone che hanno passato l'esperienza del Covid e sono sopravvissute, ovviamente. Sì. Ecco, che cosa rimane dopo il Covid? A chi ha avuto questa infezione virale? Certo, allora sto seguendo delle persone, ovviamente in videochiamata, perché in presenza ancora non è possibile, che sono tuttora ammalate di Covid. Tra l'altro persone giovani, ecco. Parliamo di quarantenni, sì. Trentenni. Sì. Cinquantenni al massimo, ecco, quindi, esatto, quindi parliamo di persone comuni. Anche perché se erano più anziani non sarebbero sopravvissuti, esatto, invece loro sono sopravvissuti, sono però sopravvissuti adesso, e hanno dei problemi gravi proprio di salute, dei dolori forti. Allora mi raccontano che intanto ci sono delle analisi da fare molto dolorose, ma questo Covid, oltre a problemi respiratori importanti che ovviamente spaventano, certo, rendono troppo difficoltosa la respirazione, quindi ovviamente arrivano anche a toccare la parte mentale, perché poi si alterano, certo, questa mancanza di fiato crollano. Deve essere come una sensazione di soffocamento perenne, sì. Mamma mia, sì, e poi è tutto quanto accompagnato anche da dei dolori molto profondi, molto forti a livello muscolare. Quindi, senza contare che mi pare che rimangano anche dei danni permanenti ai polmoni. Sì, così mi dicono. E tra l'altro sparisce l'olfatto e il gusto. Sì. E poi sotto l'aspetto psicologico davvero rimangono persone fragili, toccate, certo, proprio traumatizzate, ecco, dalla paura appunto della morte, perché l'hanno di un semplice raffreddore che potrebbe compromettere nuovamente anche il loro stato di salute. Sì. E poi proprio la qualità della vita, ma oltre a cambiare loro, sento proprio che sono alterati psicologicamente, proprio danneggiati sotto il profilo proprio della sicurezza di se stessi, della fragilità della vita, si sentono molto vulnerabili e questo ovviamente comporta poi delle depressioni piuttosto che sensi di ansia, di panico, certo. Per cui insomma ci sono delle conseguenze davvero disastrose. Ecco, d'altra parte c'è chi non ci aiuta per niente ad avere consapevolezza della situazione e anche dei nostri comportamenti, certo, attraverso i social, che sono, sì, dispensatori di false notizie, di fake. Addirittura pare che sia tutto un complotto, che il Covid non esiste, che è molto meno grave di quanto ci si possa immaginare. Io mi domando, psicologicamente sarebbe più utile che tutti quelli che si sono ammalati di Covid esprimessero ed esponessero pubblicamente la loro esperienza, perché non è possibile negare, i negazionisti, cioè c'è anche chi ha negato Auschwitz, per esempio, e quindi benché ci siano delle prove tangibili che in realtà non è così, ma addirittura che venga negata una realtà che viene raccontata da chi l'ha passata. Hai notato? Sì. C'è anche un giornalista, sì, Porro, ad esempio, pare che lui abbia fatto il Covid. Ebbene, lui è il primo, ieri sera io l'ho seguito, è il primo a dire: apriamo tutto, dovevo divertirci, non possiamo essere legati tutta la vita. Ora io mi domando, ma è possibile dire una cosa di questo genere, no, dopo che hai passato un'esperienza, no, come il Covid? Allora, intanto magari lui non l'ha passata in modo così difatti, perché esatto, difatti, esatto, perché e qui ribadisco il fatto che la consapevolezza porta davvero a salvarsi la vita, perché allora, almeno per rispetto proprio dei propri cari e degli altri, certo, bisogna tenere in considerazione appunto la gravità della questione. Poi che abbiano esagerato, che abbiano fatto delle azioni non corrette, questo lo andiamo poi a vedere. Brava, non è questa io la domanda già giusta, pronta da farti a proposito dell'esagerare o meno la situazione. Esatto. Però il dato di
fatto porta proprio a notare, a conoscere la realtà, no? Quindi persone giovani che si sono ammalate. Ecco, questo è. Ecco, secondo me è già sufficiente approfondire queste conoscenze e sapere perlomeno gli effetti, che cosa è successo, ma anche il personale sanitario che ha avuto a che fare direttamente con questi casi. Io sto seguendo delle infermiere, okay, di reparti COVID, che sono traumatizzate, proprio psicologicamente sconvolte, quindi hanno visto di tutto. Hanno visto di tutto all'interno di quei contesti, e non è una cosa nascosta, perché se ne è parlato alla televisione. Certo. Delle infermiere ne hanno spiegato anche sui social come è avvenuto. E quante sono morte anche tra medici e sanitario per ospedaliero. Tra l'altro, certo. Giovani, sì. Okay, non solo anziani, anche personale giovane. Allora, io dico, questa è la consapevolezza. Non si può solo ascoltare da una parte, bisogna ascoltare anche dall'altra. Esattamente. Certo. Come diceva Gesù, di fare come facevano i bereani. Ci si ascolta un po' a convenienza, no? Esatto. Ecco. I bereani erano un popolo stupendo che loro ascoltavano, ma poi si informavano e si facevano poi delle loro ideologie, certo, delle loro credenze, no? Sì. E quindi noi dovremmo fare altrettanto. Ecco perché la consapevolezza è fondamentale, anche perché se lo facciamo oggi, approfondiamo questa qualità della conoscenza, degli approfondimenti, lo faremo poi sempre in tutti i campi della nostra vita, perché il comportamento di oggi della movida rappresenta, sì, proprio un'assenza anche nel futuro e nel passato, certo, anche proprio nella propria vita. Cioè un qualunquismo che non serve, non salva la vita nel campo del lavoro, sociale, affettivo, personale, una crescita personale. Vuol dire formarsi, vuol dire dedicare del tempo per se stessi, investire per se stessi e per gli altri, lasciare qualcosa di positivo. Se si vive così, alla qualunque, sì, esatto, alla come viene viene, esatto. No, io però mi stavo domandando, Elena, il senso di invincibilità, di immortalità, sì, dei giovani, no? Sì. Quello che hanno la sensazione che niente li può scalfire, niente li può uccidere, questa forza prorompente della vita che sentono dentro di loro, ha a che fare con una sfida anche inconsapevole che si fa nei confronti delle regole e dunque nei confronti di una minaccia effettivamente reale, ma che loro vogliono ignorare. Certo. C'è un nesso, sì, alla, sì, giovane, sì, età, sì, rispetto alla mancanza, sì, di osservanza delle regole. Sì, 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 questo sì, perché comunque tutti quanti sin da piccoli, poi crescendo, certo, c'è la necessità di sfidare per, sì, comprendere i propri limiti. Ecco, ok, ecco. Quindi distinguiamo la sfida dall'ignoranza. La sfida, okay, di crescita, diciamo. Esatto, ecco. La sfida di crescita dall'ignoranza e anche dalla ribellione, perché poi ovviamente, sì, dipende anche dal vissuto, da tanti contesti, sì, familiari, ce sociali, ce n'è, culturali, ce n'è, eccetera. Esatto. Però se ritorniamo sul discorso sfida, sì, fa parte dell'essere umano, soprattutto giovane, che vuole capire i propri limiti, fin dove può arrivare. A costo di rimetterci anche la vita, perché è così facile ammalarsi in questo momento. Così. Esatto, esatto. Ecco perché ribadisco che la consapevolezza, che significa proprio approfondimento della conoscenza delle cose come stanno, salva la vita, ma in tutti i campi, in tutti i campi. Quindi prima di andare a fare la movida, che per carità è bello per tutti, sì, certo, piace anche a me, non lo metto in dubbio assolutamente, ma non siamo in un regime dittatoriale dove sarà per sempre, certo, è solo una questione di poco tempo. Quindi il buon senso, appunto guidato dal sapere, può aiutare veramente noi, i nostri familiari, perché noi potremmo essere inconsapevolmente dei portatori, no? Certo. Di questo virus, certo, ma oggi parliamo di questo virus, ma ci sono altri virus, certo, altre, certo, situazioni anche molto dannose, ok?
Pensiamo anche alla meningite, dove sì, noi in Italia, esattamente in Emilia Romagna, siamo il focolare a livello mondiale della meningite, quindi debellata il più possibile perlomeno sotto controllo, diciamo, adesso i vaccini, esatto, sotto controllo, però comunque possiamo portare a casa sempre qualsiasi tipo di virus, ok, fisico ma anche mentale, certo, tra l'altro. Ma il fatto di non rispettare le regole e il fatto di chiamare e di gridare ad alta voce vogliamo di nuovo la nostra normalità, perché sì, poi è questo, no? Il grido un po' che viene soprattutto, beh, un po' da tutti ovviamente, sì, sì, ma in particolar modo anche dai giovani, è una situazione che si verifica non solo in Italia ma in tutto il mondo, tutto il mondo, quindi non sì, dobbiamo pensare che siamo solamente noi italiani cattivoni che insomma non vogliamo rispettare le regole perché siamo italiani, il problema esiste in tutto il mondo, ci sono dei paesi dove questo problema è stato sottovalutato e che cosa sta succedendo, ce ne sono altri che dove non è stato affrontato diversamente, sì, e va bene, ci sono dei paesi nordici ad esempio che sono abituati a essere bacchettati, quelli crescono già così, sì, e quindi non si pone il problema di posso anche pensarla a modo mio, perché devono fare quello che si dice, punto e basta. Sto parlando dell'Olanda, sto parlando della Danimarca, sto parlando dei paesi molto molto nordici, e poi invece c'è il Brasile dove la situazione non è più sotto controllo. Esatto, sì sì sì, no, infatti, allora io parto dal principio che ovviamente dove c'è una mentalità aperta, sì, c'è la possibilità di acquisire conoscenze, cioè la mentalità aperta è accompagnata comunque da una cultura sana, forte, da sane radici, sì, ok? Sì. Dove c'è tanta povertà comunque la cultura viene a mancare, viene a mancare, quindi è ovvio che ci sono delle altre problematiche, c'è meno osservanza. Io sto pensando anche alle favelas ad esempio, come fai? No, certo, ma non hanno neanche i mezzi. Ma assolutamente. Neanche i mezzi, neanche di comunicazione forse, perché esatto, è decisamente più complicato rispetto a noi. Ecco, io mi domando lì in Brasile che cosa ne possono pensare i giovani di andare a fare la movida oppure no, visto che vivono hanno in condizioni problemi veramente. Sì, sì, sì. Allora, ovvio che i nostri giovani sono anche sì, molto, molto capricciosi e ben abituati. Sì, esatto. Okay? Oh, perché, ecco, finalmente l'abbiamo detto. Dipende molto anche dalle famiglie, dall'esempio dei genitori, perché certo, questo è fondamentale. Certo, perché certo, un giovane riflette poi quello che ha assorbito in casa, nel vero, proprio ambiente. È vero. Perché diversamente non può essere, non può inventarsi qualcosa di diverso. Può essere un ragazzo giovane che viene traviato, tra virgolette, dalle compagnie, oppure questo vuole, sì, imitare, no? O vuole imitare per far parte della compagnia, che è un classico. Esatto, esatto. Però di massima l'esempio familiare, la presenza dei genitori è importante. Io ad esempio ho due figli iperprotettivi con i loro figli, certo. Chissà da chi hanno preso. Infatti, e sicuramente non vanno a fare la movida. No, perché, difatti non ci va. Esatto, esatto, sì, no, infatti. Così. Esatto. Beh, e vedi, in questo caso non è stato imposto loro niente, ci sono arrivati da soli, si sta a casa, certo, e io ho mia nipotina che ha 4 anni e ho detto quando viene a trovare nonna, e lei mi ha risposto domani che va via il virus. Esatto. 4 anni, certo. Cioè non è che ci vuole tanto, no, ma infatti allora la condizione di isolamento che abbiamo tutti quanti vissuto è stata vissuta in modo magnifico e magistrale da tutte quelle persone che hanno sfruttato tutto, certo, quel tempo per cambiare delle cose, mm-hmm, nella propria vita, migliorarle, certo, godersi lo spazio, il tempo, il riposo, sfruttare appunto il tempo per studiare, aumentare la consapevolezza, la conoscenza, no? Certo. Quindi capire come adattare la propria vita ai propri ritmi e cambiare proprio radicalmente anche delle cose. Ma ci sono altri che invece l'hanno subito questo, ecco, e quindi hanno trasmesso ai figli anche, certo, una costrizione. Ora, è una percezione molto diversa, certo, dei bambini, no? Certo. Di una condizione piuttosto che un'altra. Certo. Però
a parte il fatto che avrei 2750 milioni di altre domande. Argomento enorme. Sì, enorme, veramente. Noi purtroppo abbiamo ancora pochi minuti a disposizione. Affidarci ad un percorso di consapevolezza con il supporto della psicologia e quindi anche dell'ipersofia, in questo caso, certo, che è tutta tua, sì, e nessuno te la tocca, beh, insomma, potrebbe aiutare, aiutarci ad avere più consapevolezza, ma non solo per quanto riguarda il Covid, un po' anche sì, per con noi come individui. Certo, certo, sì, proprio da applicare nella propria vita, perché la consapevolezza ci aiuta ad affrontare, a vivere meglio, come il mio motto, che sì, è star sempre bene, dove il sempre fa la differenza, ma sì, quel sempre deriva proprio dalla consapevolezza di chi siamo, da dove veniamo, qual è la nostra missione, rimanere fedeli a se stessi, conoscere, proprio migliorare ogni aspetto della propria vita e soprattutto essere felici, perché noi lo possiamo, possiamo vivere nella felicità, è un diritto che tutti quanti noi abbiamo. Io non lo so se faccio parte di un'epoca in cui i giovani si facevano tante domande, no? Sul futuro, sì, sul mondo, sulla società, sulla politica, sul lavoro, e credo, spero, voglio augurarmi che anche molti ragazzi, molti giovani, almeno una volta nella vita si domandino: che cosa ci sto a fare io qui? Perché esatto, sono qui? Esatto, sì. Ecco, già questa è una domanda che secondo me potrebbe portare a cercare la consapevolezza. Sì, certo. Ma secondo te i giovani se la fanno ancora questa domanda? Qualcuno sì, molti non penso, perché non è molto moderno farselo. Ah, del perché io sono qui, cosa ci sto a fare a questo mondo? Esatto, perché no, hanno una visione più proiettata verso il futuro, più proiettata verso la qualità della vita, cioè adesso io sto generalizzando. Certo, beh, ovvio, non si può fare, beh, no, per no, forza. No. Poi sarebbe interessante intervistare qualche giovane, a domandarsi, perché anche perché uno si fa delle domande e dice: ma visto che sono qui, già che ci sono, che devo fare? Esatto. Che sì, faccio? Solo che è una società improntata molto sull'apparire e sull'avere, che non sull'essere, e quindi questa domanda è più complicata da farsi, no? Perlomeno ci sono giovani molto evoluti comunque di loro, per cui loro se la fanno. Meno male. Si cercano anche le risposte. Meno male. Però in linea di massima, appunto, è più centrato. Diciamo che a livello percentuale sul non piacere. Molto. Diciamo che un pochino la responsabilità chi la diamo? Diciamo che la società in generale, non possiamo neanche dare una responsabilità specifica ai genitori o agli insegnanti, ma anche le trasmissioni stesse che vengono proposte, il Grande Fratello, sì, piuttosto che Uomini e Donne, queste sì, cose un po' così, che possono anche piacere, però che informazioni danno? Sì, secondo me ci va una mente già matura che abbia già tutta una consapevolezza, esatto, alle spalle per esatto, poterli guardare. No, credo che siano molto interessanti nel campo della psicologia, perché sì, si studiano molto attentamente i comportamenti sì, umani. Sì, infatti nasce per quello. Esatto. Inizialmente il Grande Fratello, ad esempio, era nato sì, per questo. Studio. Si mettono delle persone in cattività e si vede che cosa esatto, succede. Come ricerca. Le dinamiche, no? Sì, ecco, sì, sì. Però in effetti il messaggio che arriva alla popolazione qual è? È molto, molto basico, no? Molto, e quindi sì, i giovani cosa prendono a modello? Quello che continuano a vedere, a sentire, e anche se in famiglia magari ci sono altri concetti, piano piano, già che si guardano queste trasmissioni, diciamo, entrano in casa, no? Sì, entrano nella testa, sì, poi sì, io non, certe non, ideologie. Non c'erano queste trasmissioni, visioni. Non c'erano queste trasmissioni, io mi riunivo con gli amici a suonare chitarra, organo elettrico e sì, così di questo genere. Era un po' diverso, insomma, diciamo che avevamo un altro tipo di passatempo, ecco. Esatto, esatto, sì, oggi è completamente diverso. E si stava in biblioteca, io sì, mi ricordo sì, benissimo. Adesso c'è la PlayStation magari, no? No, biblioteca. Sì. Allora, invece, parliamo dell'ipersofia. Sì, l'ipersofia emozionale è un metodo efficace, veloce sì, e profondo che
risolve, aiuta perlomeno, adesso un parolone, certo, aiuta a migliorare fino anche a risolvere per la persona che vuole ovviamente, certo, determinate crisi emotive, situazioni emotive destabilizzanti, limitanti. Quindi è un metodo che permette proprio di riqualificare la propria vita, migliorare l'umore, la visione, diventare più ottimisti, vitali, propositivi, allegri, certo. Che poi è abbastanza rapido, no? Come metodo, sì, cioè, sì, non è sì, che devi andare veloce, lì per anni e anni, no, a fare no, le no, sedute no, di psicanalisi, no, perché no, devi, una volta si andava, una volta sì, credo che anche negli Stati Uniti sia quasi normale, veloce, no? Ma no, sì, tra l'altro è quasi normale, no? Avere lo psicoterapeuta, sì, che sì, comunque sì, tu una volta a settimana vai lì, ti siedi e parli, parli, esatto, parli, esatto, parli, 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 che in Italia è una forse bella, un po', ecco, sì, perché in Italia il mondo della psicologia viene visto più per persone che hanno dei problemi proprio mentali, sì, malattia, sì, ok? Quindi la persona non va volentieri dallo psicologo, mm, perché c'è questa visione, appunto, viene etichettato come persona sbagliata, ci vanno i fuori malata, di testa, esatto, ecco, esatto. Però invito veramente tutti invece a, ad affidarsi a un professionista di qualità che può aiutare davvero, certo. Intanto, va bene, io sono nel mondo del counseling, certo, anche se sono laureata in psicologia, sì, ma nel mondo del counseling proprio perché il mio obiettivo è quello di ricentrare la persona, aiutarla a ritrovare se stesso, raccogliere i cocci, sì, e ripartire alla grande, no? Sulle, ecco, ceneri. È bellissimo, è un'immagine bellissima, sì, sì, un sì, po' sì, come fanno i giapponesi, quindi, che quando si rompe il vaso lo riuniscono, lo ricompongono con dell'oro, esatto, no? Nelle fessure, ecco, esatto, forse diventa il counselor, un'opera d'arte, esatto, unica tra l'altro, perché unica, i cocci non sono mai uguali uno all'altro, esatto, esatto, da persona a persona, esatto, a questo punto, e quindi si migliora, certo, la qualità aumenta. Allora, esatto, vogliamo dare, sì, le coordinate per poterti raggiungere, sì, Elena, perché allora, tu fai ancora gli incontri, sì, 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 sì. Allora, per adesso io mantengo il giovedì mattina alle 10 su Facebook queste dirette, dove le persone hanno modo anche di interagire, mi fanno domande e rispondo. Poi rimane la registrazione, possono guardarla anche in secondo tempo, sì, perché comunque non tutti sono presenti. Esatto, e poi la pubblico anche su YouTube, nel, bene, mio canale Elena Beltramo Star Sempre Bene, e anche Facebook è Star Sempre Bene, quindi la pagina dove i nostri ascoltatori possono trovare anche tante altre informazioni, compresa questa trasmissione, insomma, così noi diamo sempre un titolo indicativo, sì, ad ogni appuntamento, di modo che se voi ritenete di riconoscervi almeno in una delle tante cose di cui abbiamo parlato, magari potete riascoltarla, perché qui parla, non lo so, della bulimia, oppure qui parla della gelosia, qui parla della possessività, insomma, tutte le problematiche che magari possono rendere la vita un po' difficile, un po' più complicata, sì, 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 no, no, sì, ce ne sono parecchie che addirittura rovinano la vita, no? Tipo la gelosia, la possessività, sì, l'ossessione, sì, no? Sì, 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 quelle non sono difetti, sono patologie, sì, sono dei problemi grossi dovuti sempre a un vissuto, perché ci sono sempre delle spiegazioni ed è lì che andiamo ovviamente a mediare. Quindi non siamo praticamente impossibili da rimettere a posto, no, c'è, anzi, sempre comunque un qualcosa che deve riemergere, forse, quindi lo prendiamo insieme a te e lo si rimette a posto, sì, 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 infatti si riporta l'equilibrio, una visione differente, una percezione soprattutto delle situazioni, e la cosa importante da tenere presente è che questo è un atto di maturità e di responsabilità, di amore verso se stessi, non è sinonimo di debolezza, ecco, sì, ma ecco, tutti in qualsiasi momento possiamo migliorare la qualità della nostra vita, le percezioni, perché se siamo liberi da paure, da condizionamenti, da credenze limitanti, certo, da dei bisogni necessari a livello emotivo, ovviamente facciamo evolvere, certo, e fiorire tutte le nostre qualità, virtù, doti,
gioie e quindi diventiamo magnifici. Più belli. Eh sì, perché la gioia rende belli proprio. Capito, la gioia rende belli. Esatto. Oh, quindi gioiamo tutti insieme, perché secondo me, poi c'è, ma sai, no, quelli che dicono, ma a me non interessa, ma come fai a ridere che va tutto male, va tutto sempre male, ma cosa c'è da ridere, che non c'è da ridere niente, io le sento la mattina, sì, li sento. Sì. E anche quando apro i social, non li sento ma li leggo, e quindi come se li sentissi. Certo. Ci si lamenta per tutti, ti prego Elena, al prossimo appuntamento parliamo del lamento facile. Va bene. Per favore. D'accordo. Un po' più. Va benissimo. Io mi sto lamentando che tutti si lamentano. Ecco. E qui, questo vuol dire che non riescono a vedere il rovescio della medaglia. Esatto. Perché se vogliamo, tutti quanti noi abbiamo dei lati negativi nella vita. Certo, no? Certo. Che però qualunque cosa c'è il lamento. Ecco. Sì, sì, dopo sì. Un po' stufa però. Sì. E basta. Anche perché sono persone che non vanno avanti. Dream on Fly Radio. Muoversi in Piemonte. Saluto a tutti voi, buona serata. Prudenza per i forti temporali segnalati su Torino. Attenzione a numerosi disagi dovuti agli intensi spostamenti. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 5 Torino-Courmayeur tra Châtillon-Saint-Vincent e Quincinetto in direzione Torino. Sulla 8 diramazione per Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e Gallarate Ovest in direzione Milano. Sulla statale 20 del Colle di Tenda tra Limone e il confine con la Francia in entrambe le direzioni. Sulla 7 Milano-Genova tra Vigneulles e Borbera Serra Valle Scrivi in direzione Milano, sulla A32 Torino-Bardonecchia tra Ux Ovest e Susa Est in direzione Torino, sulla tangenziale di Torino tra Sito Corso 4 Novembre in direzione Nord e tra Settimo e Volpiano in direzione Torino, sulla 26 Genova-Voltregrave-Lunatoce tra Vade-Masone e tra Mene Gallarate-Gattico in direzione Genova e sulla 6 Torino-Savona tra Altare e Savona in direzione di quest'ultima. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione vi invito a seguirci su Twitter e a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Dream on Fly. Radio Dream on Fly. Con noi fai decollare la tua impresa. Un vortice depressionario fa peggiorare il tempo su gran parte del nord, dove saranno molto frequenti temporali, temperature in lieve calo. Al mattino fenomeni temporaleschi via via frequenti sulle regioni settentrionali, mentre sul resto del paese non sono attese particolari variazioni. Nel pomeriggio altri temporali su buona parte del nord, localmente moderati o forti, sempre buoni ovunque al centro e anche al sud il tempo. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghesti. Second floor.
Radio Dreamfly. Con noi fai decollare la tua impresa. Dreamfly Radio. Benvenute e benvenuti a questo nostro appuntamento letterario, culturale, artistico, sociale, non so, l'abbiamo chiamato De Inutilitate Culture, ma è un esperimento perché parla giustamente dell'inutilità della cultura. Con Lorenza Morello, sul nostro canale La Vasca dei Pesci, abbiamo dato il via a un appuntamento di questo tipo. Giusto qualche giorno fa abbiamo avuto la diretta parlando proprio dell'inutilità della cultura, soprattutto in questo momento post-Covid in cui sembra che tutto debba ripartire e invece la cultura è lo stesso anche se no, diciamo così. Io sono Ennio Trinelli, benvenute e benvenuti all'ascolto, grazie per avermi ospitato agli amici di Radio Dream on Fly Televisione. Quest'oggi vorrei parlarvi di due autori con molte cose in comune e poi di un bellissimo spettacolo teatrale. Gli autori sono Christopher Isherwood e Pier Vittorio Tondelli, anglosassone il primo, evidentemente italiano il secondo, molto attivo nella prima parte del secolo scorso, il primo scomparso nell'ultimo decennio del secolo scorso, il secondo con molti punti in comune anche dal punto di vista letterario, sempre sostenuto e sono sempre stato insultato per questo, che Pier Vittorio Tondelli non sarebbe stato lo stesso scrittore se non avesse amato profondamente la letteratura di Christopher Isherwood e di una grande poetessa austriaca chiamata Ingeborg Bachmann, che lui citava a più riprese in ognuno dei suoi, delle sue opere letterarie, soprattutto all'interno dei suoi saggi e dei suoi articoli. Vi parlerò poi di uno spettacolo magnifico che ho visto appena prima del lockdown al Teatro delle Passioni di Modena. Lo spettacolo scritto e interpretato da Luca Carboni, che non è quel Luca Carboni là, è un altro, e Gabriel da Costa, che sono anche compagni nella vita, si chiama Get Your Shit Together. Esercizi di approssimazione per umani. L'ho visto al Teatro delle Passioni di Modena il 25 febbraio, proprio pochissimi giorni prima che ci chiudessero in casa per la pandemia. Uno spettacolo magnifico di cui vi parlerò in seconda battuta. Partiamo da Christopher Isherwood e dal suo libro Un uomo solo, che è un romanzo di straordinaria bellezza e straordinaria intensità. Lo scrisse negli anni successivi ad Addio a Berlino. Addio a Berlino, per intenderci, quel romanzo da cui venne tratto il film Cabaret con Liza Minnelli, che tanto 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 successo era, ed è un romanzo che è ambientato nell'immediato pre-seconda guerra mondiale, quando Berlino, pur essendo un'oasi di libertà, stava per essere strangolata dall'ascesa al potere del nazismo e di Hitler, sempre più presente, sempre più opprimente. Ed è uno scrittore, Isherwood, che sosteneva di volere trasformare il suo occhio di romanziere nell'obiettivo di una macchina fotografica, e posso assicurarvi che ci è riuscito perfettamente, e questa cosa è ancora più vera nei suoi diari. I suoi diari sono due tomi di qualche migliaio di pagine insieme, forse 2500, che possedevo in lingua originale, perché in italiano non sono mai usciti, salvo poi averli persi da qualche parte, avendo io dal 2006 al 2018
effettuato qualcosa come 14 traslochi. Vorrei, sì, una brutta esperienza, ma ne parliamo sul lettino di uno psicanalista, non certo in questa sede. Vorrei leggervi l'incipit di Un uomo solo, perché è dalla dimensione di quello che Isherwood voleva dire quando parlava di sé scrittore come di un uomo che voleva essere una macchina fotografica. Il risveglio comincia con due parole: sono e ora. Poi ciò che si è svegliato resta disteso un momento a fissare il soffitto e se stesso, fino a riconoscere io e a dedurne io sono ora. Qui viene dopo, ed è almeno in negativo rassicurante, poiché stamattina è qui che ci si aspettava di essere, come dire, a casa. Ma ora non è semplicemente ora. Ora è anche un freddo promemoria, una intera giornata più di ieri, un anno più dell'anno scorso. Ogni ora ha un'etichetta con una data, che rende obsoleti tutti gli ora passati, finché prima o poi, forse, no, non forse, di sicuro, succederà. Io comprai il libro per queste prime frasi, per quello che in editoria viene chiamato incipit, ed è quello che fa decidere in qualche modo se pubblicare quel libro o no. Perché oltre all'odore, molti annusano i libri nelle librerie, esiste anche chi lo sfoglia, e sfoglia proprio la prima pagina. Dunque è un libro che vi consiglio, è un libro che vi consiglio perché ha scritto in un periodo storico in cui era assolutamente necessario che il privato, cioè l'omosessualità di Christopher Isherwood, ad esempio, Un uomo solo è la storia di George, un professore universitario, e di Jim, il suo compagno molto più giovane, morto in un incidente stradale, il privato, dicevo, diventasse pubblico, in qualche modo fosse riconosciuto socialmente. Una lotta che anche Pier Vittorio Tondelli, pur se con modalità differenti, conosco benissimo la storia della terra dalla quale Pier Vittorio proviene, lui è nato a Correggio, io sono nato a Sassuolo, dunque si tratta di una cultura che conosco perfettamente, e Pier Vittorio Tondelli non ha avuto evidentemente altro scampo che non fosse quello di mettersi a scrivere. L'ho conosciuto personalmente, io ho iniziato il mio percorso teatrale con un laboratorio basato sul suo libro di esordio, Altri Libertini, anzi secondo Altri Libertini, non ricordo mai se Altri Libertini è stato scritto prima o dopo Pau Pau, credo che fosse però il suo libro di esordio, uno spettacolo che fece scandalo, addirittura due natiche nude provocarono svenimenti al teatro Asioli di Correggio, sembrano barzellette, ma è proprio vero, una donna svenne perché un uomo in scena si calò i pantaloni e fu vista la sua nudità assoluta dal di dietro, ancora più proibito. Ma voglio parlarvi di Pier Vittorio Tondelli e comparandolo a Christopher Isherwood, perché se Un uomo solo è la storia di George e Jim, Camere separate è la storia di Leo e Thomas, e si svolge più o meno sulle stesse coordinate narrative. Parallele? Non lo so, e non voglio nemmeno dirlo, ma certo i due libri hanno molto in comune, e vi invito veramente a leggerli entrambi, perché al di là di ciò che raccontano è straordinario leggerli per quello che raccontano, per il modo in cui raccontano e che scrivono di Camere separate. Il giornale scrisse: l'italiano è perfetto. L'incipit. Un giorno, non molto distante nel tempo, lui si è trovato improvvisamente a specchiare il suo viso contro l'oblò di un piccolo aereo in volo fra Parigi e Monaco di Baviera. All'esterno, 8.000 metri più sotto, la catena delle Alpi appariva come una increspatura di sabbia che la luce del tramonto tingeva di colori dorati.
Il cielo era un abisso cobalto che solo verso l'orizzonte in basso si accendeva di fasce color zafferano o arancione zen. Inquadrato dalla ristretta cornice voidale dell'oblò, il paesaggio gli parlava del giorno e della notte, dei confini fra i mondi della terra e dell'aria e, da ultimo, allorché si accese una luce nella carlinga e su quell'olografia boreale apparve il riflesso del suo volto appesantito e affaticato, anche del sé. Un ottimo motivo, anche questo incipit, per comprare il libro. Nel 2021 cadrà il 30° anniversario della morte di Tondelli. Vedremo come verrà ricordato. È evidentemente molto superficiale il parlarvi dei due grandi autori in così poco tempo, ma non posso fare diversamente e del resto quello che vorrei è riuscire a stimolare la vostra curiosità. Nel febbraio scorso, come vi dicevo, ho avuto la fortuna di assistere a questo magnifico spettacolo al Teatro delle Passioni di Modena, organizzato da Emilia Romagna Teatri, che è la più importante realtà produttiva del paese, che si chiama Get Your Shit Together, esercizi di approssimazione per umani. Un lavoro di rara intelligenza, francamente, e di perfetta interazione tra uomini e macchine. Due gli attori in scena, dicevamo, che sono anche autori, drammaturghi e videomaker, sono Luca Carboni, ripeto, non quel Luca Carboni là, e Gabriel Da Costa, che sono una coppia nella vita, sposati da qualche anno, questo per creare un legame di vite tra Tondelli, Isherwood, Da Costa e Carboni. E se l'intento di Tondelli e di Isherwood era partire dal privato per arrivare al sociale, invece l'intento di questo spettacolo è partire dal privato degli attori per arrivare al privato dei protagonisti, che sono persone comuni che vengono intervistate all'interno di una immobilità, che è quella sociale, nonostante sembri dinamica, che per i primi 5 minuti ci ammorberà come un concetto totalmente astratto, che invece tutto è fuorché astratto, ed è una immobilità palpabilissima, non soltanto nelle vite dei due uomini in scena, ma nelle vite della società attuale, nella sua dinamicità estrema, fatta di continui contatti l'uno con l'altro, che in realtà profondamente non cambiano nulla di quello che già siamo e non migliorano nulla rispetto a quello che potremmo essere. La storia ci viene raccontata ad episodi e tutte queste vite diventano una vita sola, la vita di coloro che hanno scelto di non vivere, nonostante avessero scelta, una vita che avrebbero scelto se solo si fossero lasciati la libertà di sceglierla. I due, che sono, ripeto, attori, drammaturghi e videomaker, si insinuano con le loro esistenze nelle esistenze altrui, le fanno proprie, le scarnificano, le ricreano con le proprie esperienze personali, che non diventano solo materia teatrale, ma veri e propri lanci di verità, schiaffoni di una potenza devastante, che arriva dove deve arrivare, che siano le pance, che siano le gonadi, che siano i denti, arrivano dove vuole. Uno spettacolo potentissimo, teatralizzato magnificamente, perché all'interno dello spettacolo agiscono macchine, un robot e tutta una serie di diavolerie tecnologiche, per una volta funzionali a una messa in scena che davvero vi consiglio di cercare in qualche modo. Luca Carboni e Gabriel Da Costa sono poi anche ottimi interpreti di se stessi e di questa vita romanzata, da esercizi di approssimazione romanzata, diciamo così. Sono diversi i momenti comici e ce ne sono un paio davvero gustosissimi. Io vi consiglierei di cercare questo spettacolo non appena i teatri verranno riaperti, non appena chi, come me ad esempio, e come tanti di voi che state ascoltando, si occupano di cultura, potranno riappropriarsi di quello che è il loro mestiere, la loro passione e la loro vita. Get Your Shit Together, ripeto, è davvero uno spettacolo di rara, rarissima intelligenza e per le date prometto di renderle note non appena si sappia qualcosa in più. Cercatemi se volete sui miei social, Ennio Trinelli su Facebook, su Twitter, ITI 5I, una T
e 5i. Grazie per essere state con noi, grazie per essere state con noi. Buon ascolto, alla prossima settimana. Dream on Fly Radio. Radio. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Un saluto a tutti amici ascoltatori di Amarella Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly. Sono in collegamento telefonico con uno dei nostri tanti professionisti e uno specialista in questo caso, perché sono collegata con il professor Paolo Gottarelli, chirurgo nasale, che saluto subito. Buongiorno, bentrovato professore. Buongiorno, bentrovati, grazie all'invito. È già la seconda volta che noi ci incontriamo, sempre telefonicamente, e questa è un'occasione decisamente diversa rispetto alla precedente, perché entriamo nel merito di una situazione che stiamo vivendo non solo in Italia, ma ahimè in tutto il mondo, che è il Covid-19. Perché l'abbiamo contattata? Perché attraverso la sua esperienza, la sua conoscenza, possiamo cercare di capire insieme a lei l'importanza della respirazione nella trasmissione del virus, perché mi pare che non se ne stia parlando molto. Assolutamente, in particolare riguardo l'importanza di una buona respirazione nasale. Dato che noi dovremmo fare i conti con questo virus, come del resto in futuro, in passato, abbiamo dovuto fare con tutti gli altri, ma diciamo che fra i tanti ottimi consigli che sono stati dati, lavarsi le mani, pulire le mani, sì, sì, certo, eccetera, 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 la mascherina ovviamente, e non è stato dato uno che è quello più naturale e più fisiologico, e cioè che il nostro corpo umano ha deputato il naso, sì, alla filtrazione dell'aria, delle polveri, sì, dei virus e dei batteri attraverso una formazioni anatomiche che hanno una lunghezza di 6-7 centimetri, che partendo dalle narici, dalle aperture narinali, filtrano e riscaldano l'aria attraverso i turbinati inferiori, ma non dimentichiamo l'importanza ancora prima dei peletti dentro al naso, si chiamano vibrisse. Che qualcuno toglie però, professore, qualcuno se li toglie. Sbagliatissimo, vanno accorciati quando fuoriescono, ma mai tolti, perché hanno una funzione determinante, quella di bloccare batteri, virus e polveri. Poi, proseguendo verso la gola, verso il faringe, abbiamo tutta una complessità anatomica della quale i turbinati inferiori sono parte fondamentale, e quindi noi dobbiamo respirare come la natura ci ha insegnato, col naso e mai con la bocca. Con la bocca, peraltro, c'è la trasmissione delle famose goccioline, quindi quando si parla con le persone, tanto più se sei magari un po' raffreddati, bisogna tenere una distanza di almeno 1,5 metri o avere una mascherina o un filtro che impedisca a queste goccioline di diventare i trasportatori, i veicolatori di tutto quello che può esserci. E quindi adesso si parla tanto del Covid-19, ma di coronavirus, sì, ce ne sono tanti, e di virus ce ne sono centinaia e migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di batteri. Quindi fondamentale richiamare l'attenzione su una filtrazione nasale, sì, e sul fatto quindi che il naso funzioni bene, perché se il naso non funziona si è obbligati a respirare con la bocca. Esatto. E il filtro fisiologico e anatomico nasale va a quel paese, e quindi assolutamente il naso, richiamare l'attenzione su una respirazione nasale. E aggiungo, se ci puliamo i denti, se i dentisti bravi ci insegnano la curata in generale, guardate che questa filtrazione che avviene tramite il naso porta dei residui all'interno delle coane e del vestibolo nasale, e quindi i lavaggi nasali, e questo già i medici ayurvedici ce lo insegnavano, sono fondamentali. Quindi lavare il naso più volte al giorno, e soprattutto dopo che si è stati all'esterno, sì, e soffiarsi il naso, perché anche soffiarsi il naso è fondamentale. Attraverso il muco che si accumula, noi buttiamo fuori gran parte di tutto quello che è residuato all'interno. Vede, è un consiglio di una banalità estrema,
Ma io in tutto questo mese in cui si è tanto parlato di prevenzione non ho sentito alcuno parlare del filtro nasale. Ma professore, visto che io faccio parte di quella schiera di persone che non respira bene con il naso, dovuto a un trauma pregresso, come possiamo fare a questo punto? Bisogna affidarsi ad uno specialista per ripristinare il corretto funzionamento? Fatta un'accurata indagine anamnestica e quindi accurata storia dei sintomi del paziente si capisce chiaramente, per cui è una diagnosi quella di chi necessita necessariamente appunto di essere operato al naso per ripristinare una corretta funzione. È una diagnosi che nel 90% dei casi si fa parlando, facendo domande mirate specifiche con la persona. Poi per avere il via definitivo è indispensabile fare un attacco dei seni paranasali, sono attacchi speciali senza troppi raggi, quindi tra l'altro si fanno in 7-8 secondi, quindi non ci sono tunnel, non ci sono diciamo sensi di claustrofobia, anche per i bambini è una cosa molto rapida. Sì. Fatto questo, se la diagnosi è quella di un'ostruzione nasale, che può essere come nel suo caso dovuta ad un ripiegamento, un incurvamento, una cosiddetta deviazione del setto nasale, che è la parte interna del naso che divide le due parti destra e sinistra, sì, cui si associa sempre nel tempo, e dico sempre nel tempo, un ingrossamento, cosiddetta ipertrofia, di questi salsicciotti che dall'entrata della coana del naso arrivano fino in gola e che servono, questi salsicciotti chiamati turbinati inferiori, servono a scaldare, filtrare e umidificare l'aria. Quindi l'intervento, che col metodo Gottarelli è diventato indolore e senza tamponi, è un intervento che dura da mezz'ora a un'ora e un quarto, nella quale si ripristina un corretto passaggio dell'aria, riducendo quei turbinati che si sono ingrossati abnormemente, che obbligano le persone magari a fare uso di spray nasali, sì, ripetutamente, sì, con dei vasocostrittori che ce li pubblicizzano poi in televisione, sì, dalla mattina alla sera. Eh certo. E a raddrizzare, se c'è bisogno, il setto, che ricordiamo nell'80% delle persone presenta delle deflessioni che la TAC ci mostra inevitabilmente. Quindi è un intervento, diciamo, di alta chirurgia, ma che col metodo messo a punto dal sottoscritto ci permette di ritornare alla vita comune in fretta, ma soprattutto senza dolore, senza tampone. Quindi è diventato non dico una passeggiata, ma quasi. Sì, anche perché questo genere di patologie, perché chiamiamole pure così, no? È corretto, professore? Certo, certo, corretto, ecco, corretto. Nel momento in cui si fa fatica a respirare con il naso, inevitabilmente si tiene la bocca aperta, non solo quando si fanno le cose normali, ordinarie, cioè nella vita normale di tutti i giorni, ma di notte soprattutto la bocca si apre e si russa. Di notte si russa, in casi gravi apnee notturne, saliva che fuoriesce dalla bocca, sonno disturbato, bocca secca, lingua che si appiccica, si incolla al palato. Ma ricordiamoci di giorno anche, sì, quante goccioline in più che trasportano batteri e virus spariamo addosso alle persone. Ecco, dopo questa sensibilizzazione dovuta purtroppo al Covid-19, credo che l'uso delle mascherine diventerà molto molto più sentito e apprezzato. Farà parte del corredo di abbigliamento per uscire praticamente di casa la mascherina, quasi. Sarà un accessorio. L'inquinamento ambientale già una buona filtrazione dell'aria l'avrebbe richiesta. E poi adesso abbiamo imparato che quando parliamo noi buttiamo nell'aria a un metro e anche un metro e mezzo, se starnutiamo anche oltre, batteri e virus attraverso le goccioline, ripeto, e quindi non facciamo del bene al nostro prossimo. Sì, credo che per noi sembri una cosa, un accorgimento abbastanza inusuale, perché non siamo abituati, ma in molti altri paesi del mondo, mi viene in mente il Giappone ad esempio, usare la mascherina, sì, è quasi nella norma da molto tempo. Certamente.
E quindi... Certamente, Cina e Giappone lo usavano già da tempo. Sì. E l'inquinamento ambientale richiede questo. Bene, professor Gottarelli, a proposito, la trattengo ancora un attimo, prima di dare eventualmente i suoi riferimenti, nel caso qualcuno dei nostri ascoltatori avesse bisogno di contattarla per chiarire meglio e per avere altre informazioni, perché magari è coinvolto personalmente. Volevo chiederle, i lavaggi nasali li effettuiamo con dell'acqua oppure con l'acqua marina, visto che ci sono molte soluzioni isotoniche che si vendono e che possono esserci utili? Ce ne sono moltissime, sì. L'acqua marina è il massimo, diciamo. Però diciamo, per chi non vuole investire dei capitali, perché purtroppo sono prodotti che hanno un costo abbastanza elevato, è sufficiente dell'acqua distillata, 2 litri con un cucchiaino di sale marino. Sì. E a quel punto si può benissimo usare una brocchetta, la trovano nei negozi di naturopatia, ayurvedici, una brocchetta che sembra una di quelle ampolle da tè. Sì. E con quella, inclinando la testa in avanti e lateralmente, prima destra e poi sinistra, sì, si mette il beccuccio a contatto dell'apertura della narice, sì, si inclina la testa in basso e si butta giù l'acqua, e l'acqua uscirà dall'apertura controlaterale, dall'altra parte. Ah, ecco. Allora, fa il giro. Il naso è in comunicazione, la destra con la sinistra, e questo è il lavaggio perfetto. Quindi anche senza spendere una piccola brocchetta o una siringa, se uno vuole, ma non c'è bisogno di far pressione, perché per caduta il lavaggio avviene già benissimo. Prima a destra, ripeto, con la testa un po' in avanti e inclinata prima dal lato destro e poi dal lato sinistro, e per caduto facciamo il benedetto lavaggio nasale, utilissimo mattina e sera almeno. Se usciamo in ambienti inquinati, anche di più, e soffiamo il naso spesso. Sarebbe e non togliamo i peli, e non togliamo i peli dal naso, che sono un filtro. Ascoltiamoli soltanto. Ma sarebbe una buona abitudine anche farlo fare ai bambini già da piccoli, questa sana abitudine? Ma è di più, tutti i pediatri propongono e obbligano quasi le mamme a farlo tutto questo, tanto più quando il bambino è leggermente raffreddato e se ha del muco. Certo. Perché su quei casi che portano ad infiammazioni poi croniche, a sinusiti, pseudosinusiti, sì, che possono poi anche virare in forme di asma bronchiale, quindi il pediatra è estremamente accurato nel prescrivere questi lavaggi. Bene. Gli adulti sono meno bravi. Sì, siamo un po' meno bravi in effetti, perché tendiamo un po' a dimenticare quello che subiamo da bambini, perché i bambini non è che sono poi tanto felici di questi lavaggi nasali, in effetti. All'inizio no, poi imparano, sapete. Allora, io vorrei dare ai nostri amici ascoltatori il suo riferimento, perché in questo modo possono ottenere eventualmente delle informazioni per approfondire ancora meglio la tematica ed eventualmente poi magari incontrarla per poter effettuare anche una diagnosi in questo caso. Allora, ricordiamo il numero del studio del professor Paolo Gottarelli, che è lo 051, e quindi da questo capisco che è in Bologna, 34 29 12. Io credo che poter chiamare anche in questo periodo si viene... Siamo sempre attivi telefonicamente, perché lo studio in questo periodo, certo, seguendo tutti i consigli dell'ordine dei medici della regione, l'abbiamo tenuto solo per l'urgenza. Bene, allora io intanto non posso fare altro che ringraziarla, perché lei ci ha offerto, grazie a voi, ci ha offerto un'informazione molto molto importante, soprattutto in virtù della nuova situazione che ci stiamo preparando ad affrontare, non credo nel breve termine, ma per molto dovremo molto convivere, quindi ecco, tutti questi consigli che sembrano banali diventano invece più importanti. Bene, grazie al professor Paolo Gottarelli, chirurgo grazie nasale. Grazie a lei per essere stato con noi, l'aspettiamo sempre con molto piacere qui su Radio Dreamonfly, quando vuole. Di nuovo, buon pomeriggio. A lei. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dreamonfly. Dimmelo tu, cosa sai di te, di quando sei tornata senza scuse aperte.
sali, se Dio si infetta, come via l'acqua, sali, il mio cuore in gola, se non vedo più, sali, prendi di questa festa, così mi diverto, se mi cercherai per le città. We'll be right back.
Radio Dreamfly. Con noi fai decollare la tua impresa. Buon pomeriggio amici, bentrovati, sono Mariella Vitale e siete su Radio Dream on Fly. Anche oggi incontriamo uno dei professionisti più amati qui a Radio Dream on Fly, che è l'avvocato Armando Francia, che saluto subito. Buon pomeriggio. Ciao Mariella, buon pomeriggio a tutti. Bentrovato, ci sentiamo sempre nei momenti veramente molto molto cruciali, perché con te amiamo soprattutto cercare di chiarire un po' di cose, valutare anche sotto l'aspetto legale e costituzionale tutto quello che in questo momento il governo è costretto a fare, nel bene e nel male. È uscito proprio ieri, è stato annunciato attraverso una conferenza stampa, il nuovo DCPM dal Presidente del Consiglio Conte, la fase 2. Molti non sono contenti, altri accettano di buon grado, altri invece lo contestano. Come messa? Vogliamo capire un po' meglio. Ci puoi aiutare? Sì, ci provo. Grazie. Diciamo che può essere considerata fase 2 per le attività produttive, nel senso che il decreto apre a un numero maggiore a partire dal 4 maggio in poi e via via con tutti gli step, diciamo, temporali alle varie attività produttive. Sì. Non può essere considerata però una fase 2 per quanto riguarda i cittadini. Esatto. Ho visto un appunto, uno di quei meme, sì, su Facebook, non so più dov'è, molto carino, ovviamente di un collega avvocato, scrive: più che una fase 2 è una fase 1 bis. Sì. Che vuol dire molto vicino all'uno, ma con qualche modificazione. Sì, ecco. Sì. Mi sembra che ci stia, è una definizione calzante. Perché vedi, col nuovo DPCM, che credo entrerà in vigore oggi, penso, sì, già firmato, mi pare. Sì. Ecco, io già stamattina circolavo, io ce l'ho sotto il naso e via. Diciamo che la modifica sostanziale che si trova è contenuta alla lettera A dell'articolo 1, no? Sì. Laddove dice: sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, oppure, ovvero, per motivi di salute. E fin qui tutto uguale, no? Sì, non cambia nulla. E si considerano necessari gli spostamenti, quindi sono autorizzati sostanzialmente gli spostamenti, per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale ad almeno un metro. Sì. E vengono utilizzate le mascherine, protezione delle vie respiratorie. Allora, ti fermo subito. Allora, assembramento, che cosa si intende? Quante persone? Allora, assembramento ormai pare che, posto che non esiste una definizione giuridica di assembramento, si ritiene che più di due persone costituisca assembramento. Ecco, e questo è pesante, questo è proprio pesante. No, è tutto molto pesante. E posso dire una cosa? Io sì, ieri sera ho sentito la conferenza stampa di Conte. Sì. E sono uscito, come tutti, molto deluso. Certo. Perché a prescindere da quello che poi c'è scritto nel decreto, io mi aspettavo che una settimana prima della scadenza, diciamo, della fase 1, sì, venisse fuori un provvedimento un po' più, diciamo così, non so nemmeno, sì, attenzione, liberale, sì, ecco, che consentisse una maggiore uscita. In realtà questa maggiore uscita non esiste, perché c'è un ruolo in più, al di là di altre pochezze che poi magari andiamo a vedere. C'è solo in più la possibilità di visita dei congiunti. Ecco, anche qui domanda obbligatoria: chi sono i congiunti? Perché ci sono un sacco di coppie che non sono sposate o che vivono in case separate, che vivono distanti, insomma. Guarda, posso dire che qui è la pecca più grossa del DPCM, nel senso che nel diritto civile non esiste una definizione di congiunto, non esiste, non la trovi da nessuna parte. Per capire più o meno cos'è un congiunto, bisogna, qui salti sulla sedia, sì, andare sul codice penale. Addirittura. E riguarda un reato che si chiama, te lo giuro, assistenza ai partecipi di cospirazione di banda armata. Ecco, sì, ecco. Mamma mia.
è l'articolo 307 del codice penale. E in questo articolo 307 del codice penale, che io peraltro avevo studiato i tempi dell'università e non ho mai utilizzato nella mia carriera, non ho mai fatto processi per cospirazione o banda armata, esiste la definizione di come si dice di congiunto. Congiunto perché dice l'articolo: chiunque bla 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 da rifugio fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alla banda armata, sì, è punito con il carcere. Non è punito invece chi commette lo stesso fatto, cioè io do assistenza a uno che commette questo reato, sì, se questa persona è un mio prossimo congiunto. Ah. E nel 1930 le leggi cercavano di farle bene. Sì. Sì, però forse adesso non è più applicabile, no? Un concetto di questo genere? Sì. No, perché è applicabilissimo. Ah. È in vigore, assolutamente in vigore. Ma e le leggi cercavano di farle bene perché il codice Rocco, quindi 1930, ci dice chi sono i prossimi congiunti. Te lo leggo con me nella formulazione attuale. Ecco, così cerchiamo di capire insieme. Rispecchia quello che è una modifica legislativa che capiremo subito, cosa che il codice Rocco non avrebbe certamente scritto. Allora, si intendono per prossimi congiunti, ai fini della legge penale, quindi solo per la legge penale, non per il civile, però voglio dire, ci dà un'indicazione di massima di, sì, chi sono i prossimi congiunti, gli ascendenti e i discendenti, no, nonni. Sì. Cioè genitori, scusa, sì, e figli, sì, il coniuge, e fin qui va bene. Sì. Questa poi è la modifica. La parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, sì, perché nel 1930 non ci pensavano nemmeno certe cose, certo, e poi andremo a vedere chi sono, i fratelli e le sorelle, gli zii e i nipoti, sì, gli affini dello stesso grado. Mm. Qui è già un po' più complicato, però non è difficile, perché gli affini per il diritto, sì, sono i parenti del coniuge. Ah, ecco, quelli acquisiti, sì, diciamo. Suocero, nuora, cognato. Sì, acquisiti, ecco. Quindi possiamo dire con una certa certezza che la legge, solo la legge penale, però lo possiamo estendere anche oggi al nostro DPCM. Sì. Che tutte queste persone, quindi ascendenti, discendenti, quindi mio papà, mio figlio, mia moglie o mio marito, fratelli, sorelle, zii, nipoti e affini, intendendo appunto per affini i parenti del coniuge, sono certamente prossimi congiunti. Ecco. Okay? Sì. Ma abbiamo detto anche la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Ok, e questo ci sta. È una modifica del 2016, credo, 17, sì, legge del 19 gennaio 2017 numero 6, perché con la legge Cirinnà le persone dello stesso sesso possono, diciamo così, tra virgolette, una bruttissima espressione, ma perdonatemi, contrarre matrimonio attraverso le unioni civili. Sì. E l'unione civile tra omosessuali ha le stesse regole, sostanzialmente, a parte qualche differenza, sì, 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 che a noi non interessa in questo momento, ha le stesse regole del matrimonio tra eterosessuali. Sì. Quindi certamente le unioni civili sono comprese tra i congiunti, che poi volendo, qui c'è ancora una sottigliezza, perché la legge del 1930 ci dice chi sono i prossimi congiunti, sì, mentre il decreto di Conte fa riferimento solo ai congiunti, quindi anche ai congiunti non prossimi. Ok. Non so se mi sono spiegato. No, non prossimi nel senso che in realtà i parenti del nostro marito noi non potremmo frequentarli. No, nel senso che probabilmente è tutto molto in divenire, una roba di stamattina. Probabilmente il prendere solo la legge del 1930 per stabilire chi sono i congiunti attuali, sì, non va tanto bene, perché oltre ai prossimi congiunti, che sono quelli che ho elencati prima, Dream on Fly Radio.
notizie. Muoversi in Piemonte. Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Per traffico intenso si viaggia a rilento sulla statale 20 del Colle di Tenda, tra Limone e il confine con la Francia in entrambe le direzioni. Per lavori segnaliamo ancora code sulla 26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, tra Vade-Masone in direzione Genova, e sulla 6 Torino-Savona, tra Altare e Savona in direzione di quest'ultima. Infine vi ricordiamo che fino alle 22 di oggi vige il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi e per trasporto merci con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Ed è tutto per questa sera, buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Dragonfly, con noi fai decollare la tua impresa. Un vortice depressionario fa peggiorare il tempo su gran parte del nord, dove saranno molto frequenti temporali, temperature in lieve calo. Al mattino fenomeni temporaleschi via via frequenti sulle regioni settentrionali, mentre sul resto del paese non sono attese particolari variazioni. Nel pomeriggio altri temporali su buona parte del nord, localmente moderati o forti, sempre buoni ovunque al centro e anche al sud il tempo. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghetti.
sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai la vita. Siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. We'll be right back.
prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Show.
Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Seem to whisper, I love you. Birds
Più su